Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo qui in alto, oggi vi parlerò di quello che serve per cominciare a fare lo YouTuber. Due sono le cose che non devono mai mancare: iniziativa e intraprendenza. No, scherzi a parte. Le cose che non devono mancare sono due: un dispositivo per registrare e un dispositivo per editare. Io ho cominciato in modo molto semplice. Il mio iPhone 8, un ring light come quello che vedete o non vedete per illuminare insomma il soggetto, e per editare i video ho usato iMovie, l'applicazione che mette a disposizione la Apple sui suoi dispositivi. Certo, se vogliamo fare un altro tipo di riprese cominciano ad andare più bene. Quindi mi sono detto: ho un budget ristretto, come posso cominciare a fare i miei video di qualità senza dovermi dissanguare? La risposta è molto semplice. La prima cosa che ho acquistato è stata questa: GoPro Hero 8 Black. Perché ho acquistato la 8 Black? Semplicissimo. Rispetto alla 7 ha un software migliorato, ha un sistema di stabilizzazione assurda e fa delle registrazioni in 4K di una qualità bellissima. Ha tantissime impostazioni per modificare i colori, la qualità del video, i frame, un'infinità di cose. Non sto qui a dirlo perché alla fine YouTube è piena di tutorial su come utilizzare e come impostare la GoPro. Ho voluto rendere le mie riprese ancora migliori. In che modo l'ho fatto? Semplice. Ho acquistato un braccio stabilizzatore. Adesso ve lo mostro. Eccolo qui. Questo è l'iCD Pro 3. È molto semplice, basterà bloccare la nostra GoPro nel supporto, avviarlo e poi insomma la magia. Amici, con questo qui fate delle riprese assurde. Le immagini, le vostre riprese non è che saranno immobili, di più. Certo, questa qui da sola già tantissima roba, però se vogliamo dare quel tocco in più io vi consiglio di acquistare lo stabilizzatore. Insieme alla GoPro ho acquistato altri accessori, diciamo le cose che non possono mai mancare: una custodia rigida e poi ho comprato caricatore doppio, perché una batteria come sapete non basta mai. Poi, cosa importantissima, la GoPro Hero 8 non prevede la sostituzione dell'obiettivo rispetto alla 7, che bastava svitarlo e sostituirlo. Quindi cosa ho fatto? Ho acquistato un kit con custodia rigida e i vetri da applicare avanti e dietro. Non vi preoccupate amici, in descrizione metterò il link di tutti i prodotti che ho acquistato, diciamo gli accessori base che non devono mai mancare. Diciamo, per quanto riguarda il discorso di riprese, sono andato in questa direzione. Per il discorso editing, tutt'altro discorso, e per questo vi lascio al video dell'unboxing. Unboxing terminato e adesso eccoci qui con il nostro iPad Pro, quarta generazione. Perché ho comprato l'iPad? Allora, il discorso è molto semplice. Sono stato molto tempo a informarmi su quale tipo di programma utilizzare per editare i miei video. Diciamo, parliamo sempre di video amatoriali, quindi andare a spendere 2-3 mila euro per un computer da editing e altre centinaia di euro per programmi professionali di editing video, a livello in cui sono in questo momento, sarebbe stata una spesa inutile.
Quindi sono andato un po' a informarmi, a documentarmi su quale altro tipo di programma la Apple mette a disposizione. Voi dite perché Apple? Ragazzi, io sono un appassionato, mi trovo bene con i loro dispositivi e quindi sono andato in quella direzione. Sono venuto a conoscenza di questa applicazione per editare video chiamata LumaFusion. LumaFusion è un'applicazione che è disponibile per iPad. Adesso vi mostro l'interfaccia. Eccola qui, amici, come potete vedere. Questa è un'applicazione che costa una trentina di euro. Però ragazzi, vi assicuro che riuscirete a fare dei video spettacolari senza dover necessariamente investire migliaia di euro in un computer da editing o svariate centinaia di euro su altri programmi per editare video. Alla fine non è il nostro lavoro, noi lo facciamo con passione, quindi bisognava trovare una soluzione non troppo dispendiosa per cominciare a fare i nostri video. Poi è normale, in futuro uno può comprare altre attrezzature, altri accessori, farsi il computer, farsi la postazione, però diciamo, per chi ha un budget ristretto e non vuole spendere tante migliaia di euro, questa è la sistemazione migliore. Una GoPro, un iPad per editare e un'altra cosa, quasi dimenticavo, una hub per inserire la nostra micro SD e collegarla alla porta USB-C dell'iPad. Come sempre, amici, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete piacere, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ciao belli!